Buonasera a tutti. Questa sera vorrei assieme a voi trattare di un argomento di carattere filosofico. Vorrei parlarvi del concetto di destino che possiamo scoprire, apprendere e studiare negli scritti di Emanuele Severino. Ed è un concetto molto interessante, nonché molto bello e anche molto poetico. Perciò vi auguro una buona permanenza sul mio canale Poetica dell'Universo. Voglio dedicare questo video ad Angelo Antimaterialista, che è un canale che vi consiglio che si occupa prettamente della filosofia severiniana. Questo è un video che tratterà le sezioni logiche, del filosofo bresciano scomparso lo scorso gennaio. Ma è un video che parlerà a livello amatoriale, tratterà questo contenuto in maniera molto informale, perché sono un appassionato e spero vi piaccia, spero possa esservi di aiuto a chi si appresta a studiare le tesi del filosofo. Allora, vorrei subito trattare gli elementi salienti che caratterizzano lo studio del linguaggio che intende testimoniare il destino di Emanuele Severino. Severino arriva alla formulazione del fatto che tutto sia eterno anche grazie allo studio di Friedrich Nietzsche, il quale sostiene fortemente nello Zarathustra, ma anche in altri scritti, la teoria dell'eterno ritorno. E dalla teoria dell'eterno ritorno, anche con il supplemento di Baruch Spinoza, Severino riesce, alcune tesi, Severino riesce a formulare la tesi finale sin dalla struttura originaria, che tutto è eterno, che tutto sia eterno, che il divenire è solo apparente. Il destino è l'apparire di ciò che sta, perché dell'etimo della radice indoeuropea significa ciò che sta, oppure ciò che si trova, quindi ciò che appare, ciò che non può essere messo in discussione perché è ciò che ci si fa dinanzi è il destino. Questo ciò che ci si fa dinanzi sopraggiunge alla nostra coscienza, che lui chiama apparire, senza nesso. Che cosa significa che sopraggiunge senza nesso? Non c'è alcuna figura incontrovertibile, vuole essere questa, ad esempio, la figura di un dio della tradizione filosofica, oppure la figura di un sapere matematico, scientifico, rigoroso, che si vuole porre al di là di questo nesso necessario che sopraggiunge al di là dell'esperienza. Il destino è ciò che si apre al di là dell'esperienza, dice Severino. Che cos'è il destino? Questa bottiglia. Questa bottiglia è l'apparire del destino. Ma perché questa bottiglia è l'apparire del destino? Potrebbe questa bottiglia apparire se non ci fossi io? No. Quindi, innanzitutto, siamo noi l'apparire del destino, perché siamo noi che attraverso l'apparire, attraverso il nostro apparire, possiamo dire di questo apparire. E questa è una cosa che Severino chiama costante persintattica, che avevo già detto nel video che lo ricordava poco tempo fa, che io ho appresi dalla sua scomparsa. Costante iposintattica, cioè tutto il mondo, tutto ciò che concerne la realtà, si sviluppa attraverso l'apparire. L'apparire dell'apparire dell'apparire è la coscienza, che egli chiama trascendentale. Se non ci fosse questa coscienza, l'apparire non sarebbe possibile. Quindi, quando noi, diciamo, nasciamo, veniamo alla luce, il nostro venire al mondo non è un venire casuale, innanzitutto, perché il destino dice proprio questo. Dal momento nel quale noi nasciamo e veniamo alla luce, anche grazie attraverso il principio di identità, di non contraddizione di Aristotele, che noi ci siamo qui. Non può essere messo in discussione la nostra venuta al mondo.
E quando noi veniamo alla luce, la prima cosa che noi speriamo è, questa cosa vi sembrerà un paradosso, è il fatto che noi speriamo. Scusate, qui a casa mia ci sono molte, passano molte autovetture, molti autobus. Il fatto che noi speriamo viene sperito dal fatto che noi speriamo. Quindi l'apparire, l'apparire dell'apparire. Oltre a questo apparire dell'apparire, ad esempio, noi abbiamo un mal di stomaco. Se l'abbiamo lo possiamo sentire proprio perché appare. Che vuol dire che appare? Vuol dire che noi ne siamo coscienti. Oltre a questo primo apparire, c'è un secondo apparire. L'apparire dell'apparire degli altri, dell'apparire. Questa bottiglia d'acqua appare ed è identica a se stessa. Però questa bottiglia dell'acqua è stata realizzata da un'azienda che l'ha costruita e che l'ha prodotta. Prima di essere acqua, prima che l'acqua si trovasse qui, magari scorreva da un fiumiciattolo di una montagna. E prima che venisse messa dentro questa bottiglia, la plastica, era stata lavorata affinché potesse, venire usata come recipiente per l'acqua. Questo è il primo concetto che si vuole apprendere di terra isolata dal destino. La terra isolata da questa bottiglietta d'acqua è la sua costruzione. Questa bottiglietta d'acqua che sta adesso dinanzi a me è l'apparire del destino, cioè l'apparire di ciò che sta. Questa bottiglietta d'acqua è l'apparire del destino. Ma anche la plastica che è stata utilizzata prima era l'apparire del destino. Cosa succede quando l'apparire termina? Quando l'apparire termina, termina tutto il processo di questa bottiglia d'acqua. Quando l'apparire di questa bottiglietta d'acqua termina, tutto ciò che è stato e tutto ciò che riguarda questa bottiglia d'acqua, dal fiume, dal fiumiciattolo, in montagna, la costruzione, agli operai che si sono riuniti e hanno costruito la plastica intorno, che l'hanno riciclata, coloro che hanno fatto anche queste finiture, i disegni. E tutto questo processo, quando questo apparire di questa bottiglietta termina, non finisce nel nulla, perché se tutto è eterno, il nulla è soltanto un'ipostatizzazione. Cosa si intende per ipostatizzazione? Per ipostatizzazione si intende un'entificazione del niente. Esattamente un'entificazione del niente. L'uomo è due cose nel petto. L'apparire del destino, cioè il re, e il mendicante, cioè l'uomo in quanto terra isolata dal destino. Che cosa significa questo? Significa che l'uomo non soltanto è l'apparire del destino, ma è anche una fede. La fede, ad esempio, che io posso scrivere un libro, che io posso produrre questa bottiglia d'acqua. Perché necessariamente tutto è una fede? Perché c'è quella contraddizione che Emanuele chiama C, che impedisce al processo per il quale questa bottiglietta d'acqua, quando termina il suo apparire, di essere durante il processo nel quale questa bottiglietta d'acqua è questa bottiglietta d'acqua un tutt'uno. Cioè, questa bottiglietta d'acqua è vero che è il suo destino essere questa bottiglietta d'acqua, però c'è anche il processo che l'ha portata ad essere questa bottiglietta d'acqua. Questa viene chiamata la Severino contraddizione C. Quando l'apparire di questa bottiglietta termina, non riappare tutto il percorso di questa bottiglietta d'acqua, come ho detto prima, nella sua esperienza, nella sua costruzione, degli operai. Ma questa bottiglietta d'acqua rimane esattamente tutta eterna. È come se il percorso del destino, che ricordiamo in questo canale di poesia, ma anche di filosofia, essere Perseverino, che poi scopriremo che non è Perseverino, ma è come le cose stanno. La filosofia è come le cose stanno. Non è, se è fede, in quanto io sono un mendicante, ok, ma se è la regalità,
dell'uomo, la filosofia, la verità definitiva. Questa bottiglietta d'acqua è l'apparire del destino. Cioè, non esiste momento nel quale questa bottiglietta d'acqua si mostra nel suo percorso che da A diventa B. Perché il destino mostra l'inesistenza di questo passaggio. Adesso. Significa che quando la plastica era plastica, prima che gli operai la trasformassero, quel pezzetto di plastica era plastica. E questo si può tradurre con l'apparire dell'essere, sé di ogni essente, di ciascun essente. Cioè significa che ogni cosa è identica a se stessa. Andiamo avanti, non mi sono espresso bene. Quando il Sole esploderà finendo il suo combustibile tra circa 6 miliardi di anni, cosa succederà? Nel processo nel quale la stella si trasformerà in super gigante rossa, non sarà un processo di trasformazione che si svilupperà diacronicamente al tempo, ma ogni istante del Sole, ogni microcosmico istante sarà l'apparire dell'essere se dell'essente. Cioè ogni istante sarà se stesso. Ogni istante della stella sarà identico a se stesso. Ciò significa che nei momenti precedenti, quelli che stanno alle spalle, nei quali il Sole è il Sole ancora termina il combustibile, e la supergigante diventa nana bianca, è eterno, cioè immutabile. Siccome ogni cosa è identica a se stessa, il Sole è un immutabile, come tutto il resto, altronde, tutto eterno. Abbiamo detto che cos'è l'apparire dell'essere di ogni essente, di ciascun essente, cioè l'eternità dell'essente, perché nelle sue fasi precedenti l'essente si conserva. E qui ho fatto una premessa. La filosofia non va intesa come un mito, ma va compresa bene affinché possa essere quella cosa che ci occorre per vivere meglio. Io quando ero ragazzino mi ricordo che giocavo con... rifacevo Harry Potter con i miei amici Alex e Kevin. Ci piaceva le storie che la Rowling aveva, l'autrice di Harry Potter, aveva narrato. E a casa di mia nonna giocavamo fuori. Ma quella è una scrittrice che ha scritto un romanzo, che io adoro, ma è un libro è un libro fantasy, di fantascienza, fantastico. E spesso si è tentati di trovare un rimedio alla sofferenza della vita, ok, inventando dei miti. E quindi, ragazzi, anche l'invenzione anche l'invenzione di un mito per cercare di ragguagliare, di far anche l'invenzione di un mito per cercare di porre una risoluzione alla sofferenza dell'uomo, alle cause che dominano la vita, che sono inspiegabili, anche quello è un apparire di ciò che sta, perché è vero. Cioè l'uomo ha davvero inventato dei miti. Quindi così come Harry Potter sono l'apparire del destino, anche l'invenzione dei miti sono l'apparire del destino. Però se il destino è la verità definitiva, cioè se il destino è la verità in quanto tutto eterno, e tutto ciò che sopraggiunge il passato eterno, tutto ciò che sta dietro il passato, tutto ciò che sta dietro il presente eterno, se tutto quanto è eterno, la verità qual è? Beh, bisogna parlare anche di terra isolata dal destino della verità. Tutto ciò che rincorre una verità illusoria, e tutto ciò che tenta di spiegare questa verità illusoria, perché esiste diciamo un errore illusorio, è anche l'apparire del destino, ma isolato nella terra, nella quale l'uomo crede ad una bugia illusoria e genera una verità illusoria per gestire, ok, la bugia illusoria. Una verità illusoria generata per gestire una bugia illusoria. Anche questi sono l'apparire del destino. Questa è la filosofia del destino. Questo è il linguaggio che intende testimoniare il destino. Spero di essere stato chiaro, spero di aver, diciamo, spiegato abbastanza bene il concetto di destino, che ripeto significare de
che è un'intensificazione e non un moto da luogo, che significa assolutamente. De significa assolutamente. Pensate alla parola definitivo. Cosa vi fa pensare definitivo? Allora, destino significa lo stante definitivo. Allora, significa che questa bottiglia, quando cesserà di apparire, nel suo stante definitivo, sarà tutto quello che questa bottiglietta è stata prima di arrivare al suo ultimo momento. Destino deriva da de, che significa intensificare molto, più istemi, radice indoeuropea che significa stare. Il destino è ciò che sta. Per quanto riguarda il dolore e la morte, potrei giusto fare un altro video, ma qui bisogna semplicemente proiettare il concetto di destino, diciamo, alla vita dell'uomo. Bisogna giusto fare un po' di filosofia. E bisogna filosofare in maniera diversa, dicendo che cosa? Che se è vero che è tutto eterno, e che se è vero che il destino è ciò che sta, bisogna dire il dolore che compare nel destino, così come la felicità che compare nel destino, cioè nel cerchio dell'apparire del destino, cioè nella coscienza dell'uomo. Anche se il mio maestro assolutamente non vorrebbe che io parlassi così dell'apparire, chiamandola coscienza. Già se ci aggiungo trascendentale, co le cose vanno meglio. Trascendentale perché? Perché si apre al di là dell'esperienza. Se qualche kantiano vedesse questo video, confermerebbe, perché per Kant trascendentale significa a priori, quindi al di là dell'esperienza. Se uno riporta quello che ho detto del destino, la vita del mortale, vede che la morte e la felicità compaiono nel cerchio dell'apparire del destino. Non compare il nulla. Anche se io adesso mi ammalassi, prima di morire, scusate l'esempio, ma per farvi capire il destino che cos'è, io non esperisco fino all'ultimo momento il nulla, ma esperisco il dolore. Quando io morirò, così come quando questa bottiglietta cesserà la sua esistenza, succederà una cosa: che quando morirò rivedrò tutti i miei istanti, tutta la mia vita lo rivedrò in un istante davanti ai miei occhi. Prima che ogni sofferenza e ogni gioia e ogni felicità cominciasse a venir meno. Questo è quello che accadrà. E poi c'è altro da dire. Tanto per citare Marco, la bellissima live che hanno fatto Marco è antimaterialista, Arab Phoenix, antimaterialista, Marco è Angelo. Se siamo eterni, non esiste un momento nel quale noi moriamo, andando nel nulla. Se noi siamo eterni, la nostra vita è eterna. E possiamo dire che se noi siamo eterni, il presente, il passato e il futuro sono eterni. Il nostro presente, dove noi vediamo le cose cambiare, i nostri cari morire, la legna diventare cenere, in maniera proprio come mendicanti, noi accostiamo questo apparire di questi fenomeni come divenire. Attribuiamo fin dalla filosofia greca, attribuiamo a questi fenomeni il divenire, ma anche il divenire è un eterno che si fa innanzi. Potremmo chiamarlo terra isolata. Terra isolata. La terra isolata dal destino è proprio questa: la terra nella quale compaiono tutte quelle cose che ho menzionato poc'anzi, nelle quali compare il divenire, ok? Nichilistico, che è soltanto apparente. Perché dico che è soltanto apparente? Perché se il destino è la proiezione trascendentale degli eterni attraverso il tempo, non esiste un momento nel quale gli eterni vanno nel nulla e vi fanno ritorno, ma semplicemente gli eterni si sottraggono dal cerchio dell'apparire e compaiono dal cerchio dell'apparire. Potrei andare avanti le ore qui a citare il mio maestro, ma spero soltanto di attirare l'attenzione di Angelo antimaterialista, alla quale io rivolgo questo video. Un caro saluto e un grandissimo abbraccio, Angelo.